governo e sicurezza, stanotte c'è stato un raid armato alla sanità. Lei ha avuto modo di affrontare il tema sicurezza con il nuovo ministro? No, il nuovo ministro non ancora, ma le nostre richieste e le nostre considerazioni sono sempre le stesse. Ci auguriamo un giorno di avere finalmente un ministro che non prometta solo rinforzi, ma che i rinforzi comincino a venire. Quindi il tema del controllo del territorio quando si spara è decisivo. Poi ci sono tutti gli altri temi, come quello di oggi, che è una piazza contro la camorra, è una piazza contro la violenza, è una piazza contro il bullismo, e noi continueremo a fare il massimo. Siamo quelli che abbiamo cacciato la camorra dai palazzi della politica, siamo quelli che ci schieriamo senza tentennamenti, siamo quelli che contribuiamo insieme a tantissimi all'antimafia sociale dei fatti, però poi allo Stato chiediamo di controllare maggiormente il territorio. Quando si spara non puoi chiedere allo studente, al parroco, all'associazione o all'insegnante, c'è bisogno di polizia, carabinieri e forze di sicurezza per prevenire e reprimere.